Il Pescara in casa ha fatto 7 vittorie e un pareggio, non ha mai perso, allora comincia in attacco anche contro il Grosseto. La prima occasione per Immobile, il cross basso, arriva Sansovini, la parata e poi Insigne fa il primo dei due grandi errori di questa settimana, sbaglia praticamente a porta vuota. Ancora Immobile per Insigne, qua il suo destro è centrale, nessun problema per Narciso. Continua comunque ad attaccare il Pescara, ancora Insigne, diagonale verso il centro dell'area di rigore, ancora la parata di Narciso. Al 20° la prima occasione dalla parte opposta, Sforzini e tu per tu con Anania, Anania dice di no. Possibilità per Gessa, pallone per Nicco, il cross di Nicco, Sansovini, 10° gol, tutti in casa per Sansovini che diventa il miglior marcatore del Pescara. Pescara in vantaggio al 22°, assist di Nicco, sinistro di Sansovini. Calcio di punizione di Gessa, pallone sul sostegno esterno della rete. C'è spazio però per Caridi, in mezzo a due uomini, voragine e assist per Alhafeme. Arriva praticamente il pareggio dell'ex, l'argentino realizza il gol dell'1-1. Dribbla il portiere Alhafeme, gol dell'1-1. Ultima possibilità del primo tempo, pallone in verticale per Immobile, gol fantasma. Rimbalza all'interno o all'esterno della porta? Eccolo qui, la botta piena di Immobile, pallone che forse oltrepassa completamente la linea di porta. Nella ripresa il Grosseto si fa più pericoloso, la prima possibilità è per Consonni, tiro da fuori, parata di Anania. Poi attacca il Pescara, Immobile si gira bene, pallone in profondità per Insigne, esce bene Narciso. Continua ad attaccare il Pescara, questa è la migliore occasione nella ripresa, ancora per Immobile, lanciato da Cascione. La possibilità però è per Moretti, dalla parte opposta, lancio, bellissima conclusione al volo di sinistro di Sforzini, è il gol del vantaggio del Grosseto. Appena entrato Moretti ha messo l'assist e la rete di Sforzini, prima sconfitta in casa per il Pescara.